Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Caltagirone, campo di gioco Pino, buongiorno. E dunque benvenuti alla visione all'ascolto di quest'altra partita, il campionato di eccellenza Girone B, è il quinto turno. Di fronte infatti ci sono le formazioni di Caltagirone e Scordia. Agli ordini del signor Cristoforo De Caro della sezione arbitrale di Agrigento, assistito da Walter Ciaccia e Camille Raineri di quella di Palermo. Ma ecco gli schieramenti, partendo proprio dagli ospiti, lo Scordia di Mister Pensabene è stato così schierato. Venuti Campagna Godino, Provenzano D'Angelo Russello, Talotta Truglio Nassi, Zumbo e Gambino. Ecco invece la formazione particolarmente rimaneggiata del Caltagirone. Polessi Bartoluccio Iannizzotto, Ruscica Genovese Sussò, come datore Ascia Bevilacqua, Floridia e Lupica. Partiti. Zumbo che chiama in avanti Godino, il cross al limite, attenzione, pericolosamente recuperato da Gambino che si gira, riesce in qualche modo a tirare verso la porta avversaria, viene fuori un tiro telefonato facilmente bloccato da Polessi. La testa di D'Angelo, la palla che viene raccolta da Lupica che ci prova da lunga distanza, prende bene la mira, ma il pallone centrale si accartoccia e blocca con sicurezza Valenti. Ripalo che favorisce il commentatore che si gira prontamente, il tocco raso terra è preciso per Ascia, quindi Floridia di prima a cercare lo scatto di Bevilacqua di un soffio non ci arriva, esce e anticipa tutti Valenti. Il cross, attenzione al limite, non ci arriva Commendatore, il destro di Provenzano, la deviazione e la palla che finisce a fondo campo, insidiosissima battuta dai 20 metri del numero 4 rosso-azzurro che ha trovato la deviazione di un avversario che stava quasi per ingannare Polessi. La palla è servita bene su Gambino, la ripartenza veloce adesso di Nassi che si sposta sulla corsia di destra dell'attacco rosso-azzurro. Provenzano, ottimo il servizio per Gambino che entra in area, rincorso da Commendatore, il cross in mezzo, c'è spazio, il tiro al volo, la palla sul fondo, palla gol, clamorosa per Talotta che non c'entra il bersaglio e grazia l'estremo difensore Polessi. Tutto questo, gentili ascoltatori, esattamente al 15° minuto e mezzo. Palla gol ghiottissima sul destro di Talotta. Frida subito attaccato, si allarga sulla corsia di sinistra, mantiene il possesso palla il numero 10 biancorosso, parte il suo traversone sotto misura, Ascia e la palla che sfiora il palo e finisce a fondo campo. Incredibile, palla gol per Ascia, clamorosamente mancata esattamente al 19° e pareggia il conto delle occasioni gol con questo servizio perfetto di Floridia sul quale con buona scelta di tempo è intervenuto l'attaccante centrale Ascia, ha spizzicato con la punta del piede il pallone, ma la palla stessa è andata a sfiorare il palo alla sinistra di Valente e si è spenta a fondo campo. Zumbo, attenzione alla ripartenza veloce dello Scordia con questa volata tentata da Talotta che cerca di mettere in movimento Truglio. Truglio va via molto bene, cerca la linea di fondo, la trova, parte il cross sotto misura, tenta la deviazione in acrobazia Nassi, ma non trova la porta e la palla si spegne a fondo campo. Azione comunque bella, veloce della formazione ospite. Provenzano attende rinforzi, verticalizza per Gambino che entra in area, carica il destro, si allunga e blocca in due tempi Polessi. Ci ha messo una pezza stavolta l'esperto estremo difensore calatino Nicola Polessi. Tiro pericoloso, ribadiamo, di Gambino. Dunque partiti per la ripresa. Il rimpallo che favorisce Truglio, Truglio che si porta ai 30 metri, si allarga sulla sinistra, dove si sovrappone, riceve Talotta, parte il cross a centro aria, c'è spazio, attenzione per Provenzano che tira e mette in gol. 30 secondi esatti di gioco nel corso di questo secondo tempo ed ecco che lo Scordia è già in vantaggio, lasciato tutto solo nei 16 metri avversari, il numero 4 Provenzano, ottimamente servito da questo cross di Talotta, non lascia scampo all'incolpevole Polessi che si vede infatti trafiggere raso terra alla destra della propria porta. Sussò per il vicino commentatore attaccato da Zumbo, pressing asfissiante di Zumbo che gli ruba palla all'avversario, dunque riconquista la sfera la formazione della struttura con Provenzano. Provenzano si porta ai 20 metri, carica ancora il destro, lo va a impattare Genovese e poi il secondo gol di sinistro al volo di Talotta, 1-2, micidiale dello Scordia che dunque trafigge ancora la retroguardia calatina, sembrata ancora una volta un attimino troppo statica nei 16 metri, permettendo agli avanti rosso-azzurri di trovare lo spazio e la condizione di tirare. Stavolta
in maniera implacabile, lo hanno fatto con il numero 7 Talotta, che con un preciso diagonale al volo di sinistro ha insaccato nell'angolino basso alla sinistra di Polessi. Lanza che fa buona la sponda per Asch, apertura a sinistra, lo scatto di Floridia, Floridia arriva sul pallone, lo mantiene in campo e attaccato da Campagna, Floridia, il cross in aria, la palla che attraversa tutto lo specchio dell'area stessa, la recupera molto bene Bovidacqua, dall'altra parte, tentativo di cross, ancora imbrigliato il suo lancio dai difensori molto attenti dello Scordia che liberano i 16 metri, e Anizzotto poi attende rinforzi, li trova nella corrente commendatoria. L'apertura in aria, c'è lo scatto di Bevilacqua che raggiunge la palla, il tiro sul primo palo respinto da un attento Valenti, recupera palla ancora il giovane Bevilacqua, il cross in mezzo con presa sicura e plastica, fa su il pallone sempre un attentissimo Valenti che ha tolto le castagne dal fuoco dalla insidiosissima battuta ravvicinata sia pure da posizione decentrata del giovane centrocampista Bevilacqua, che ha severamente impegnato sul primo palo il portiere rosso-azzurro. Conti che serve la corrente Floridia, parte il lancio, c'è lo scatto di Conti, Conti deve uscire Valenti, lo tocca la palla con un braccio e c'è calcio di punizione, fallo forse da ultimo uomo, vediamo un po' cosa decide l'arbitro, si avvicina, il cartellino è giallo. Contropiede, attenzione, è tutto solo, Sin vola Desi, entra in aria, è solo davanti a Polessi, Polessi ha girato e palla in gol, il 3-0 nel più classico dei contropiedi permette dunque al giovane numero 17 Desi di portare a 3 le marcature dello Scordia. Tutto questo, gentili ascoltatori, è esattamente allo scoccare del 44esimo e arriva di fatto il triplice fischio del signor Cristoforo De Caro. Ribadiamo qui dal Pino Buongiorno di Caltagirone, Caltagirone 0, Scordia 3, passivo pesante meritato per i biancorossi, ma vittoria che va al team di Pensabene.